Quelli che avete appena sentito sono colpi di Kalashnikov. Se possiamo ascoltarli è soltanto perché gli investigatori hanno piazzato una microspia all'interno dell'auto del gruppo di fuoco e loro sono distratti, sono troppo presi dal regolare un vecchio conto con qualcuno la cui unica colpa è quella semplicemente di esistere. Siamo a Trento la Lucenta, mancano pochi giorni al Natale del 2008 e la voce che avete appena sentito è quella di Giuseppe Ocecato, al secolo Giuseppe Setola, boss incontrastato dei casalesi. Che da quando è salito al potere si segnala soprattutto per una cosa. Prima spara, poi pensa e fugge. Riesce a fuggire sempre, anche quando è in trappola, come un topo. Fugge dalle fogne. State a guardare. Giuseppe Setola è un affiliato storico del clan dei Casalesi, appartenente alla famiglia Bidognetti. Ha avuto sempre il ruolo di killer, quindi faceva parte del gruppo di fuoco della famiglia Bidognetti, che ha avuto una storia. Insomma, ci sono stati vari omicidi che sono stati eseguiti da Setola con Cantiello e con altri soggetti affiliati al gruppo, quindi aveva un ruolo importante. Lui è Cesare Sirignano, è il magistrato antimafia che ha dato la caccia a Setola, seguendone le tracce in un lungo e pericoloso inseguimento tra casolari abbandonati, rifugi nelle fogne e tane nascoste nelle campagne. La latitanza dura pochi mesi, 9 mesi, dall'aprile del 2008 al gennaio 2009 e inizia con la fuga da una clinica a Pavia, dove si trovava perché era stato sostituita la misura cautelare custodiale in carcere con quella degli arresti presso la clinica per una malattia agli occhi che aveva e che ha consentito poi, attraverso una organizzazione dettagliata della sua fuga, ha consentito a Setola di scappare dalla clinica e di recarsi immediatamente nel territorio poi della provincia di Caserta. In quei mesi di terrore, Setola pare imprendibile. Non lo sono invece 3 suoi fedelissimi che vengono arrestati durante un maxi blitz. Alessandro Cirillo, Oreste Spagnuolo e Giovanni Letizia sono gli occhi e le orecchie del super latitante. È il primo momento di svolta nelle indagini, ma non sarà l'unico. Ci sono state altre fasi importanti per la cattura di Setola, tra le quali individuo sicuramente la sparatoria di Trento la Lucenta. A Trento la Lucenta, il comando composto da Setola ed altre persone ha sparato decine e decine di colpi di Kalashnikov e di pistole contro l'abitazione di un soggetto che gravitava nell'ambito della camorra casertana, ora Bona. E poi subito dopo, sparando all'indirizzo di un'abitazione di un altro affiliato, è stata colpita poi una donna che si trovava in cucina e che non è morta per pura fatalità. Perché è importante quel momento? Perché nella macchina dove si trovavano alcuni affiliati al gruppo di Setola era stata installata una microspia, quindi è stato sostanzialmente possibile seguire in tempo reale la sparatoria, ma soprattutto tracciare poi tutti i movimenti di questa macchina nel momento successivo alla sparatoria. Questa macchina, dopo la sparatoria di Trento la Lucenta, è andata in direzione Giugliano-Lago Patria. È lì che c'è proprio la fase più importante della cattura di Setola, ossia l'aver individuato il soggetto che era tra gli insospettabili, un italo-americano, che era quello che lo curava, che curava la latitanza insieme ad altri, ma era lui il perno della latitanza di Setola. Allora, come dicevo, cominciamo a seguire gli spostamenti dell'italo-americano. Ed accertammo attraverso le intercettazioni sulla sua utenza telefonica che tutte le volte che si recava in un posto a Trento la Lucenta spegneva il telefono e lo riaccendeva la mattina successiva. La polizia giudiziaria, i carabinieri andarono a fare un servizio di osservazione
e verificarono che nel luogo in cui la macchina si fermava vi erano delle telecamere, quindi era un posto sospetto. Ma quando arrivano i carabinieri, il superlatitante è già fuggito. Si è calato nelle fogne e a bordo di uno skateboard ha percorso centinaia di metri al buio, finendo anche per cadere e ferirsi al braccio. Ai militari dell'arma non resta che perquisire il locale e sperare di trovare qualche elemento utile per l'inchiesta. Ma è una ricerca disperata. Nelle stanze del covo regna il caos e sui tavoli ci sono ancora i resti di una torta. Tutto quello che Setolo aveva con sé è sparito con lui. Ma nonostante sia braccato giorno e notte, il boss continua la sua folle strategia di sangue, uccidendo chiunque gli sia d'intralcio o ne ostacoli l'inesauribile sete di denaro. Setola ammazza imprenditori, collaboratori di giustizia e i loro familiari. Come Michele Orsi, imprenditore vicino al clan che aveva deciso di rivelare alla magistratura segreti che dovevano restare inconfessabili. Sicuramente questo di Michele Orsi è stato particolarmente grave, anche perché gli stava iniziando a collaborare con la giustizia. I motivi per cui è stato ucciso sono vari, ma comunque è uno degli omicidi eccellenti, diciamo, della stagione stragista di Setola Giuseppe. Tutti i soggetti che hanno partecipato all'omicidio poi sono stati condannati. La strategia stragista di quel periodo mirava proprio a colpire collaboratori e familiari di collaboratori per disincentivare le collaborazioni. Chi collabora verrà ucciso o verranno uccisi i familiari, come è accaduto poi con Umberto Bidognetti e con Cantelli Stanislao, altra persona uccisa a Casale dopo l'arresto dei tre latitanti ad ottobre del 2008. C'erano stati scontri tra clan che avevano determinato centinaia di morti, ma mai si era attaccato lo Stato, nel senso di cittadini che avevano denunciato, familiari di collaboratori, imprenditori, solo perché avevano denunciato. La popolazione di un vasto territorio è stata letteralmente terrorizzata. Nella vita di ogni boss c'è un momento che segna il confine fra il prima e il dopo. Giuseppe Setola ha la fama del boss con gli occhi iniettati di sangue, ma anche per lui c'è uno spartiacque. Il suo vero volto lo mostra a Castel Volturno una sera di settembre del 2008, mentre c'è la partita del Napoli. Alle 21 del 18 settembre lui e i suoi uccidono il proprietario di una sala giochi, un pregiudicato sospettato di essere un confidente della questura. Esattamente 20 minuti dopo si fermano davanti ad una lavanderia. Si sporgono dall'auto ed esplodono 130 colpi contro un gruppo di giovani nigeriani. Non sono camorristi, non sono spacciatori, non hanno niente a che fare con il crimine organizzato, semplicemente sono lì. Ma Setola ha deciso che vuole ricordare a quelli che lui chiama gli africani chi è che comanda a Castel Volturno. Ne uccidono sei. C'è un prima e c'è un dopo. Il dopo è che a quel punto Setola va fermato ad ogni costo. State a guardare. È un inferno di fuoco, quello scatenato ieri sera a Castel Volturno dai sicari della Camorra in due diversi agguati. La strage segna il punto di non ritorno del piano terroristico del sicario casalese. L'omertà, che fino a quel momento lo ha protetto, inizia a scricchiolare. Alcuni dei suoi uomini più fidati cominciano a collaborare con la giustizia e rivelano al PM Sirignano le mosse del superlatitante. Pericoloso molto più degli altri, quindi avevamo la sensazione di avere di fronte qualcosa di diverso, perché si muoveva spesso ed era sempre armato. Diciamo, con armi micidiali, con fucili, Kalashnikov, pistole. Si doveva anche evitare di catturarlo mentre era alla guida o comunque aveva la disponibilità immediata di armi, cioè bisognava sorprenderlo. Incrociarlo per strada era molto pericoloso per tutti, poteva essere un'altra strage. La cattura di Setola poi è avvenuta grazie ad altre intercettazioni telefoniche di alcuni soggetti che erano legati da rapporti di parentela con Diovine, l'altro latitante, e che invece però erano molto vicini al gruppo bidognettiano. Dalle intercettazioni di queste utenze, i parenti di Iovine facevano riferimento alla necessità di un ricovero, di una cura urgente di persona che era
malata che aveva subito delle lesioni. Ragazzi, fatelo passare. Fate passare. Fate passare. Dai. Forza. Aspettate che c'è lì. È finito. Quindi si capì che stavano andando in quella clinica o in quel luogo per curare la persona che aveva bisogno di assistenza sanitaria. E trovarono quindi Setola, Peram e Gargiulo, che sono i tre soggetti scappati dal covo di Trentola Ducenta, e lo arrestarono.